night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Allora, buongiorno a tutti. Ora, visto che ieri vi ho fatto vedere la roba è arrivata, vi voglio mostrare all'atto pratico come funzionano. Perciò, a portata di mano ho preso l'endoscopio, questo, e la pennina quella per l'olio dei freni. Voglio mostrare come funzionano. Poi vi volevo aggiornare anche sul discorso dei dolori alla schiena che ho. Praticamente io soffro di dolori alla schiena per un'ernia, ma non è un'ernia classica come potrebbe essere l'ernia del disco. Soffro di un'ernia che si chiama nodulo di Smoker. All'interno della vertebra, nel 99% dei casi è asintomatica, nell'1% dei casi, quello dove rientro io, è sintomo di dolore. Ho guardato un po' su internet, che poi ci ho guardato, ma non lo prendo in considerazione al 100%, perché internet ti può mettere panico come no. Perciò ho dato un'occhiata così, giusto per rendermi un attimino conto di quello che potrebbe essere. E si vede proprio dalle foto, se andate anche a cercarla su Google e scrivete nodulo di Smoker, SCHMORL, vedrete che dalla vertebra, tra una e l'altra vertebra, c'è questo riversamento che praticamente va dentro alla vertebra stessa. Questo riversamento causa anche la fuoriuscita del disco lombare tra la vertebra e l'altra, disco vertebrale. Ci sono
quello che ho potuto leggere, due tipologie di trattamento. Il primo è quello delle terapie conservative, quindi antinfiammatori, tutori, sedute di fisioterapia, chiropratica, che io posturale, in palestra, quindi rinforzo anche dei muscoli di sostegno sottomediati, quindi la posturale l'ho fatta, la fisioterapia chiropratica, quindi perché camminavo un po' anche storto di bacino, avevo la spalla più bassa, quindi anche quella l'ho fatta. Ogni tanto uso la fascia lombare, quindi già diciamo che queste fisioterapie, anche come antinfiammatori, l'ho fatte, le uso, senza risultati. Ovviamente io ho sentito il parere anche del fisioterapista, del chiropratico che mi ha seguito e mi ha consigliato anche la magnetoterapia. La parte, diciamo, quella come si dice spesso, ultima spiaggia, è l'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico lo fanno in due modi, a seconda della gravità ovviamente. Il primo è un'iniezione di una sorta di cemento con anestesia locale, in modo da rinforzare, quindi risollevare anche la vertebra stessa. Il secondo invece è l'utilizzo di un palloncino o di un cricchetto per poi andare a iniettare questa sorta di cemento. Quello che è da tenere in considerazione, che è la cosa che forse mi ha preoccupato un po' di più, è il discorso che l'ernia, questo nodulo di Sborn, se interessa più del 10% la vertebra in questione, c'è il rischio anche che possa fratturare la vertebra. Quindi capiamo un attimino la situazione. Bisogna capire prima di tutto quanto è grosso questo nodulo di Sborn, quanto interessa la vertebra stessa, e poi vediamo cosa si può fare. Comunque ora parliamo di altro. Voglio fare queste prove con questi strumentini, questo, quello e l'endoscopio. Poi se riesco, questo cerco di farvi vedere anche a voi attraverso la videocamera del telefono quello che vedo io. Non so se ci riesco, se no altrimenti ve lo faccio vedere attraverso questo. In qualche modo si fa. Dai, non c'è nessuno.
anche un video sulle specifiche di questa ernia, insomma di questo nodulo. Sono andato già su YouTube, sì, su YouTube, su Google, ho già guardato, già visto, già letto, quindi vi metterò anche il video di quello che vedo, che di quello che leggo di questa ernia e di come viene trattata nei casi peggiori, ecco. Capisci una sega, lo sai, sì? Sono visibili a 300 metri i cartelli e c'è una strettoia, no? Continua a stare a sinistra. La macchina all'officina che mi ha fatto la revisione del cambio. Con fare un altro tipo di video, però a causa mal di schiena ho dovuto ripiegare sul video che avete visto stamattina e su quello che sto facendo ora. Perché purtroppo no, non mi posso piegare più di tanto perché mi fa male la schiena. Cerchiamo di non chiappare il marciapiede. Thank you.
questo giro la macchina dentro non mi serve di inserirla dentro il garage. Cerchiamo di non stirare anche lo scooter, mi apre lo scooter, rovino la macchina. Fermi lì. Allora, cominciamo con questa qui. Si guarda l'olio dei freni. Vediamo un po'. Ok. Quindi va bene. Come si vede, 1% è ok, 2% è ok, 3-4 non va più bene. Eccolo qui. Aspettate, eh. La qualità di questo video è tanta roba. E ora si usa lui, si guarda un attimino com'è la situazione del liquido di raffreddamento.
problema. Allora, vediamo un po' se riuscite a vedere. Ok, questa è la scala graduata che c'è all'interno. Vedete lui. Io ho misurato ora il campione dell'acqua. Mi sta qui. C'è la riga bianca fino a qui. Da qui in su c'è la riga blu. In pratica cambia il colore. A questo punto si può provare con l'acido della batteria. Che quello ce l'ho. Eccolo qui. Con questo devo stare molto attento. Ok, messo dentro al dispositivo. Perfetto, ora ve lo mostro. Ho fatto la foto. Ecco come si presenta l'acido appena misurato, 1,25. Da qui in giù tutto bianco, da qui in su tutto blu. Mentre se rifaccio la misurazione dell'acqua della macchina, questo fammelo togliere. Una libellula. Capivo cos'era.
Allora, vi rifaccio vedere, questo è l'acido. Siamo a 1,25. Questa è l'acqua. 1,20. Praticamente l'acqua in questo modo lui mi dice che resiste a una temperatura di 20 gradi. L'unico modo per farvi vedere cosa c'è, cosa si vede lì dentro era questo, di fare la foto all'obiettivo. Questo leviamolo. Perché 5 litri di acido se cascano in terra o su una macchina sono dolori. Ora vi porto un attimo dentro il garage. Allora, cosa vi posso far vedere? Questo è l'interno del compressore del frigorifero, eh? Passiamo al bianco e nero. Luminosità è tutta al massimo, buio totale, a colori, c'è un po' di ruggine, si vede benissimo. Ha un'ottima definizione, direi, questa piccola telecamerina. Si vede bene anche da, attraverso la telecamera del telefono. Sì, mi piace.